Genesi. Così furono ultimati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Allora Dio, nel giorno settimo, volle conclusa la sua opera servile che aveva fatto, e si astenne nel giorno settimo da ogni sua opera servile che aveva fatto. Quindi Dio benedisse il giorno settimo e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro servile che operando aveva creato. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando Dio li creò. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, ancora nessun cespuglio della steppa vi era sulla terra, né alcuna graminacea della steppa vi era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era Adamo che lavorasse il terreno. E facesse sgorgare dalla terra un canale e facesse irrigare tutta la superficie del terreno. Allora il Signore Dio modellò l'uomo con la polvere del terreno e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Così l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva modellato. Il Signore Dio fece spuntare dal terreno ogni sorta d'alberi, attraenti per la vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita nella parte più interna del giardino, insieme all'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di lì si divideva e diventava quattro capi. Il nome del primo è Pison. Esso delimita il confine di tutta la regione di Avila, dove c'è l'oro. L'oro di quella terra è fine. Ivi c'è il bdellio e la pietra d'onice. E il nome del secondo fiume è Gicon. Esso delimita il confine di tutta la regione di Etiopia. E il nome del terzo fiume è Tigri. Esso scorre ad oriente di Assur. E il quarto fiume è l'Eufrate. Poi il Signore Dio rapì l'uomo e lo depose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: di tutti gli alberi del giardino tu puoi mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiarne, perché nel giorno in cui tu te ne cibassi dovrai certamente morire. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto a lui corrispondente. Allora il Signore Dio modellò dal terreno tutte le fiere della steppa e tutti i volatili del cielo e li condusse all'uomo
per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato gli esseri viventi, quello doveva essere il loro nome. E così l'uomo impose dei nomi a tutto il bestiame, a tutti i volatili del cielo e a tutte le fiere della steppa. Ma per Adamo non fu trovato un aiuto a lui corrispondente. Allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull'uomo, che si addormentò. Poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio costruì la costola che aveva tolto all'uomo, formandone una donna. Poi la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Costei si chiamerà donna perché dall'uomo fu tratta». Per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre e si attacca alla sua donna e i due diventano una sola carne. Or ambedue erano nudi, l'uomo e la sua donna, ma non sentivano mutua vergogna.